Allora, tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 259, contrari 94. La Camera approva. Siamo all'articolo 8. Allora, chiederei alla relatrice Lenzi i pareri sull'articolo 8, per favore. Grazie Presidente, i pareri agli emendamenti all'articolo 8 sono tutti contrari. Tutti contrari. Sottosegretario Bobba. Conforme alla relatrice. D'accordo, grazie. Va bene, allora cominciamo con l'articolo 8, l'8.15. I pareri sono contrari. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Va bene, allora tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 20, contrari 318, la Camera respinge. Siamo all'8.19. Pareri sono contrari di Commissione e Governo e di Quinta Commissione. Nessuno chiede di intervenire. La votazione è aperta. Stella Bianchi. Ah? D'Ambrosio. Allora, ci siamo? Tutti hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 30, contrari 268, la Camera respinge. Siamo all'8.16, i pareri sono contrari. Palmieri, deputato, prego. Brevemente, Presidente, per motivare il nostro voto contrario e chiarire che crediamo che sia più utile e formativo che i ragazzi e i giovani stranieri possano fare 8-12 mesi in una realtà del terzo settore che li sappia accompagnare nell'apprezzare la cultura e la tradizione del nostro paese, piuttosto che ricevere i 500 euro del bonus che questa mattina hanno votato nel decreto legge che riguarda la scuola. Quindi questo lo dico rivolgendo ovviamente in particolare agli amici e colleghi della Lega per che facciano riflessione su questo punto. Grazie. La ringrazio. Allora, deputato Rondini, prego. Sì, grazie Presidente. Beh, noi invece, avendolo presentato, non possiamo che votare.